Siamo oggi alla PEGI Guggenheim, dove da domani verrà aperta al pubblico un'altra parte importantissima, una collezione privata che è stata donata alla Fondazione PEGI Guggenheim, la collezione Schulhoff. Sono quasi 80 opere, ma opere che coprono una vastissima gamma di arte non soltanto americana, ma italiana, europea, e che sarà usata per integrare al meglio la collezione Peggy Guggenheim. E abbiamo al nostro microfono e nel nostro video Philip Ryland, che è stato un po' l'artefice di questa nuova donazione, e gli chiediamo appunto di parlarci di questa opera nuova che integrerà la collezione Guggenheim. In effetti, quando Peggy Guggenheim lascia New York nel 1947, esce dal milieu in cui la sua collezione delle avanguardie era cresciuta, e quindi l'arte del dopoguerra è relativamente debole rispetto alle grandi presenze delle prime avanguardie, cubismo, surrealismo e altro. La collezione Schulhoff, grande lavoro di due collezionisti, Hannelore B. e Rudolf B. Schulhoff, Germania e Cecoslovacchia, i paesi di origine, comunque vanno in New York nel 1940 e creano una collezione famosa a suo tempo per la sua eleganza, per la grande gusto estetico con cui hanno scelto le opere. Era una collezione sia americana che europea. E essendo del dopoguerra, in qualche modo integra e rafforza la collezione Peggy Guggenheim esattamente dove non era forte. Quindi si tratta di certe presenze come Kolda, Dubuffet, Fontana, che sono aumentate grazie a questa donazione, altre presenze che sono assolutamente nuove, Ellsworth Kelly, Eduardo Chillida, e tanti altri artisti americani e europei, come dico, e poi spinge avanti il confine, cioè i limiti temporali, cronologiche delle collezioni Peggy Guggenheim, che un po' si ferma negli anni 50. Invece con questa collezione abbiamo minimalismo, un accenno al pop art, il post-painterly abstraction, per cui intendo Morris Louis, Ken Nolan, Frank Stella e Ellsworth Kelly, che ho già nominato, e addirittura sfarchiamo l'arte contemporanea con presenze come Berent and Hilda Becker, Tony Cragg, Anselm Kiefer e Anish Kapoor. Quindi spinge verso gli anni 80, semmai, le presenze nella collezione, anche se già abbiamo qualche opera qui fra donazione e altro, del 2000, 2001 e così via. Poi Anthony Caro, ancora. Anthony Caro, uno scultore che personalmente stimo moltissimo, era già presente con una grande opera donata nel 1999, dopo la sua mostra agli antichi granai della Giudecca, e che adesso qui con altre due sculture sue, che tutti e due fanno parte della collezione Schulhoff. E poi una integrazione ulteriore tra la collezione Schulhoff, la collezione Mattioli, che oramai è stabilmente presente all'interno del museo Peggy Guggenheim, e il museo stesso. Una rivoluzione per quanto riguarda la disposizione delle opere all'interno del museo. In effetti il museo comincia a configurarsi come un museo di collezione, quello di Peggy, che abbiamo arricchito con un centinaio di donazioni dopo la sua morte, opere che sono entrate nella fondazione, nelle collezioni della Fondazione Guggenheim. La collezione Mattioli, unico nel mondo per la forza di capolavori del futurismo, di Morandi, della metafisica, ma anche poi adesso la collezione Hannelore e Rudolf Schulhoff. Quindi tre grandi collezioni qui presenti nel museo. E noi sarà nostra cura far durare nel tempo l'identità di quelle collezioni. Questo è il punto, forse. Non scompaiono in un anonimo misto di opere più raccolte qua e là, ma invece il collezionismo come storia a sé viene rispettato dal nostro museo.
Il primo museo era più una rappresentazione dell'amore di Peggy per le opere e si vedeva nelle fotografie l'abitazione, le stanze arredate con le sue opere che poi erano presenti in mostra, per cui era proprio un omaggio alla grande collezionista. L'integrazione di altre collezioni fa in modo anche che si crei un circuito anche dal punto di vista cronologico molto interessante, a completezza dell'idea di museo. È così, in effetti negli anni 40 c'è l'espressionismo stato americano, c'era nella collezione di Peggy qualche opera del dopoguerra, adesso c'è questa presenza degli anni 50, 60, 70 assai rappresentativo, di cui penso che Peggy sarebbe molto contento. C'è stato il suo collezionismo in parte perché i prezzi delle opere date negli anni 60 sono andati oltre i suoi mezzi, sorprende ma è vero, con una grande inflazione del mercato. Poi ricordiamo che nel 1939 Peggy concepisce la sua collezione come museo dell'arte del XX secolo. Lei è stata la prima ad aprire le porte di casa alla gente, sì, per far vedere la sua collezione una volta alla settimana. Per lei è una cosa pubblica, è una cosa storica, cioè di non essere una collezionista con gusti parziali o solo l'astrazione o solo il surrealismo o solo questo o quello, invece voleva essere, avere questa imparzialità storica. Ricordiamo che Herbert Read, suo primo consigliere inglese, era storico dell'arte e quindi questo meta nostra di in qualche modo costruire nei spazi molto limitati nostri, siamo a Venezia dopo tutto, un museo di tutto il XX secolo. Questo è in linea con quello che voleva Peggy, sono sicuro. Con alcune opere che restano comunque un unicum a Venezia, per esempio Bacon è solo qua. Sì, ma magari anche, non so, a Venezia ci sono altre opere di Kelly, di Celida, no, ma difatti grazie Warhol, appunto alla collezione Shulov che adesso si arricchisce di queste opere uniche anche nel panorama cittadino, che è di fondamentale importanza. Tra l'altro si può trovare un piccolo Jasper Johns con tre bandiere. E poi il giardino delle sculture. Il giardino delle sculture ormai sono 5 spazi, è stato rafforzato con 11 nuove opere. Sculture che possono rimanere all'esterno è una categoria a parte, e adesso sono arredate molto bene con sculture, compresa una bellissima panchina di granito rosso indiano di Jenny Holza. Che tutti prendono per una panchina, nessuno vede la iscrizione, comunque nessuno considera che è un'opera d'arte, ma in effetti è un'opera d'arte utilizzabile, cosa rarissima peraltro. Quindi uno dei giardini è nominato proprio per questi grandi signori collezionisti, Hannelore e Rudolf B. Schulhoff. E poi le opere che abbiamo in questo piccolissimo giardino che sarà tutto dedicato alla collezione Schulhoff. Attualmente sono 4 opere, arriva un altro fra poco, forse saranno 5-6, comunque qui riserviamo lo spazio sotto l'albero, questo grande soffra alle mie spalle, che nella memoria di Hannelore in particolare, che con il suo figlio amabilmente ha combinato queste donazioni per Venezia, non solo per noi. E un'altra cosa è lo spazio, siete riusciti a fare dei miracoli. Contemporaneamente a questa esposizione estremamente nuova c'è la mostra dedicata a Capogrossi, lo spazio che non si allarga fisicamente ma che viene rimodernato, ristrutturato, ripensato per avere questo ulteriore rafforzamento, anche forse grazie al fatto che una parte della collezione andrà oltreoceano. Il 30 ottobre, fra poco, inaugureremo una mostra dedicata a Peggy Guggenheim a Santiago di Cile, in un luogo espositivo accanto al Palazzo Presidenziale di Santiago. C'è molta eccitazione, è la prima mostra Guggenheim in Sud America, e quindi promuoviamo la carriera e la collezione di Peggy anche in altre parti del mondo. Grazie Philip Ryland.